Tornando al problema del biglietto scontato, il codice che abbiamo realizzato in precedenza, non funziona correttamente. Non funziona correttamente perché se l'utente inserisce un carattere in minuscolo, lo sconto sarà zero. Verifichiamo. Inseriamo 100 come costo del biglietto. Una lettera in minuscolo, per esempio la P, e vedete che lo sconto è zero. Ora, come si può risolvere questo problema? Possiamo utilizzare dei metodi della classe String. Questa seconda versione del programma interviene sull'input inserito dall'utente. Quando viene acquisito l'input, viene applicato il metodo toUppercase, che si può vedere è un metodo che converte i caratteri, tutti i caratteri della stringa in maiuscolo. Poi, per evitare di considerare anche eventuali spazi prima o dopo la stringa, viene anche applicato il metodo trim che rimuove appunto questi spazi. Ora, con questa soluzione il programma funziona anche se l'utente inserisce delle lettere in minuscolo. Verifichiamo subito. Inseriamo 100 come costo del biglietto e una P minuscola. E vedete che adesso lo sconto viene calcolato correttamente. Ora vi mostro questo programma scritto utilizzando un'altra istruzione di controllo del flusso che è lo switch. Tutte le volte che abbiamo una serie di if else annidati, dove la condizione di controllo consiste in un confronto tra una variabile, la stessa variabile, e un valore, possiamo sostituire questi if else annidati che talvolta sono difficili da scrivere o anche da leggere, con un'istruzione di controllo del flusso che è lo switch case. Vediamo quali sono le modifiche che devono essere apportate. Beh, fino alla lettura dell'input rimane tutto identico. Poi, invece di avere if else, questa catena, questo annidamento di if else, scriviamo switch. E poi la variabile di controllo, che è la variabile che si chiama condizione, questa qui. Poi andiamo a specificare tutti i vari casi che si possono presentare. La variabile condizione può avere valore P o S o D, oppure nel caso in cui non abbia alcun valore tra quelli indicati, abbiamo la di specificare un'opzione di default, un caso di default. Quindi andiamo a scrivere tutti i vari case, i vari casi che si possono presentare, seguiti da un due punti, e poi dopo il due punti mettiamo le istruzioni che devono essere eseguite se la condizione è uguale a P oppure uguale a S oppure D. Condizione, qua è la variabile, attenzione. Per cui notate che invece di scrivere if condizione.equals P sconto uguale sconto per 10 fratto 100, scriveremo case P due punti, sconto uguale costo per 10 fratto 100 e poi c'è questa istruzione break che vedete ripetuta per ogni case, tranne per l'ultimo che è il default. Il default corrisponde a questo else. Perché bisogna inserire questo break? Perché diversamente, se non ci fosse il break, entrando per esempio nel case P, verrebbe eseguito il codice presente nel case, ma verrebbe eseguito anche tutto il codice successivo fino alla fine dello switch. Analogamente, se si entrasse nel case S, non verrebbe eseguito il codice presente nel case P, ma verrebbe eseguito tutto il codice presente dopo questo case S. Ovviamente questo non è il comportamento da noi desiderato. E l'istruzione break interrompe questa esecuzione e ci porta fuori dallo switch. Questa necessità di inserire il break effettivamente è un po' scomoda ed è forse,
ipotizzo io, uno dei motivi per cui questa istruzione Switch non è così apprezzata o impiegata. A partire dalla versione 12 di Java sono state introdotte delle modifiche che hanno reso lo Switch un pochino più semplice da scrivere. È stata introdotta quindi questa notazione freccia, questo operatore freccia, che consente di eliminare totalmente l'istruzione break. Guardiamo questo esempio. Qui abbiamo una serie di casi, A, B, C, D, eccetera, e abbiamo appunto una scrittura dello switch con il break alla fine di ogni case. Questo si può trasformare in quello che vedete qui a destra, dove abbiamo sempre switch vuoto, che è la variabile di controllo dello switch, e poi i vari case, A, B, C, D e così via. E invece di avere due punti, abbiamo una freccia che si scrive con meno e maggiore. E poi subito dopo l'istruzione da eseguire. In questo caso c'è solo un'istruzione. Non c'è bisogno, pertanto, utilizzando questa notazione, di inserire l'istruzione break. Nel caso in cui ci siano più istruzioni da eseguire nel case, occorre inserire delle parentesi graffe, cioè racchiudere le istruzioni all'interno di un blocco delimitato da parentesi graffe. Ci sono poi altre innovazioni che sono state introdotte successivamente, però queste innovazioni le vedremo poi al momento opportuno. Torniamo al nostro codice e vediamo quindi come si trasforma il programma utilizzando questo switch potenziato. Quindi avremo invece di case P sconto uguale eccetera eccetera break, case P freccia sconto uguale costo per 10 fratto 100. Poi quello che vedete dopo l'ho scritto su più righe, ma si può ovviamente scrivere anche su un'unica riga, rimane ancora più compatto. Però volevo ancora farvi vedere perché qualcuno mi ha chiesto, ma era già mia intenzione farlo, ma si può lavorare con i caratteri invece che con le stringhe? Perché P e SD sono caratteri tutto sommato, no? Però non esiste un metodo della classe scanner in grado di leggere caratteri. La classe scanner può solo leggere stringhe e convertirle nei tipi int, double, boolean e per float, eccetera, cioè, ma non in char. Per poter leggere un carattere devo leggere la stringa e poi devo usare un metodo della classe string che mi permette di andare a prendere il primo carattere della stringa, che poi è anche l'unico, ma devo andare a estrarre il primo carattere dalla stringa. Comunque, andiamo a cercarci tra i metodi quello che può fare il caso nostro ed è il primo, questo, char at. Questo metodo restituisce il carattere all'indice specificato. Ora, una stringa ha i caratteri che occupano posizioni a partire da 0. Ogni carattere occupa una posizione a partire da 0, quindi nella posizione 0 c'è il carattere C, nella posizione 1 c'è il carattere I e così via. Nella posizione 2 c'è il carattere A e poi nella posizione 3 c'è il carattere O. Quando vado a leggere la condizione, quindi quel P, S o D, leggo la stringa console.next, la trasformo in maiuscolo, tolgo via gli spazi, quindi sono tre metodi, due della classe stringa, tua uppercase e trim. Oltretutto, se con il mouse vi posizionate sopra senza cliccare, vi appare anche la descrizione del metodo e qual è la classe a cui appartiene. E adesso posso ancora andare a prendere questa condizione e a trasformarla nel carattere, quindi vado a scrivere, a definire una variabile char, chiamerò ch, uguale condizione
char.et e poi metto proprio 0. E qua dentro adesso ho il carattere PSD e basta, in maiuscolo. Devo metterci H, certo. Il carattere in Java si rappresenta tra apici singoli, invece che tra virgolette. Quindi qua, invece di mettere le virgolette, metto il singolo apice, quello che per noi è poi l'apostrofo. Quindi ho trasformato, cioè sono andata a prendere solo il primo carattere, quindi sto lavorando sul carattere. E qua invece di andare a fare un case sulla stringa P, faccio un case sul carattere P. Poi a questo punto il resto rimane identico. La versione che vi faccio adesso è quella che utilizza le finestre di dialogo. E siccome sono sicuro che vi piacerà, credo perlomeno, di solito accade così, vi metto anche i materiali sulla piattaforma. Con Java si possono creare delle interfacce, ma sono interfacce per applicazioni desktop, cioè per applicazioni che girano in locale sul computer. È un po' più complicato creare delle interfacce per applicazioni distribuite, applicazioni web. Difatti non si usa Java, si usano linguaggi HTML, CSS, linguaggi proprio per il web, JavaScript. Però se uno dovesse creare un'applicazione che gira su un computer, la deve creare con un'interfaccia grafica per l'utente, perché sennò poverino, cioè, cosa deve fare? Noi non lo faremo questa parte. Perché? Perché non abbiamo il tempo e non è così importante per il vostro profilo in uscita. Però sappiate che c'è questa possibilità, ci sono due framework, uno più datato che è javax.swing, sul mio canale YouTube qualche lezione di quella roba lì c'è perché una volta la facevo, poi visto che non si usa quasi più non la faccio più. E poi c'è un framework più recente che si chiama JavaFX, che però non è tanto semplice da usare. Ora, siccome noi non andiamo a lavorare con le interfacce grafiche, però un minimo di grafica la possiamo mettere, se vogliamo giocare un po' e interagire con l'utente in maniera più carina. Perché si diceva proprio ieri sera, se io chiedo all'utente inserisci P oppure D oppure S per avere lo sconto, è molto probabile che l'utente possa sbagliare e spesso gli errori principali derivano dall'input utente, cioè l'utente che non capisce oppure che sbaglia proprio a inserire i dati e lì vengono fuori gli errori. Con queste finestre che adesso vi faccio vedere è impossibile che l'utente sbagli. Qua invece di dire all'utente inserisci il costo del biglietto in questo modo, qua lasciamo perdere i blocchi qua. Questo diventa blocco 1 e 2. Attenzione, non mi serve più system.out.println, che poi andrò a cancellare, tra poco lo cancello. Questo invece rimane, double costo. E qua vado a scrivere. Attenzione che ho bisogno di un double. Non vi preoccupate, lo scrivo poi. Double.parse double. Converte la stringa letta in double, aperta tonda, JOption pane.show input dialog, e poi non ho cancellato questo perché lo voglio copiare per questo, il motivo è questo qua. Copio e lo metto qua. Ctrl V. In realtà non mi serve neanche più scanner. Quindi tra un po' lo tolgo anche quello. Allora, questo, via. L'operazione di richiesta del costo del biglietto e la lettura dell'input avviene con un'unica istruzione. Poi, if costo maggiore di 0, eccetera, eccetera. Qua, invece di fare questo inserisci P se pensionato, D se disoccupato e se sei studente, vado a prendermi questa finestra di dialogo. Faccio vedere, poi non c'è il tempo adesso di entrare nel dettaglio, lo riprendiamo poi. Mi prendo questo.
Vado qui, qua, incollo e intanto metto qua, metto string e l'ho chiamata condizione. Questo mi darà un sacco di errori ovviamente. Qua mettiamo string, conversione in stringa. Poi vedete che mi ha importato la classe JOptionPane. Poi null perché non ho nessuna finestra principale dell'applicazione, scegli una voce dall'elenco, immissione input, messaggio testo normale e qua ci sono le opzioni. Allora, P di S e qua non può sbagliare. Perché deve scegliere una di queste. Qua metto l'opzione, una che quella che deve comparire per prima, mettiamo P. Quindi questo sparisce. E anche questo sparisce. Quindi questo, via. Non c'è più neanche bisogno del tuo upper case, string. Niente. Blocco K, 4 e 5. Questo via, poi il char mi serve sempre perché sto lavorando con i char, quindi lo lascio e il resto rimane tutto così. Posso togliere anche scanner, non l'ho tolto prima perché se no mi dava errore. Adesso tolgo anche la chiusura. E poi qui al posto di usare system.out.println, lo faccio qua, JOption. Pane.show message dialog, devo farlo qua perché sennò mi cancella le cose. Null, virgola, e qua vado a prendere questa stringa. Ctrl C, Ctrl V. Poi questo lo tolgo e sotto faccio la stessa cosa, cioè sotto rimane double uguale prezzo, eccetera, eccetera. Double prezzo uguale costo meno sconto e questo diventa copia e incolla per far prima, spero. Così, Ctrl V, qua mettiamo prezzo scontato. Più prezzo. Che fatica. Questo lo tolgo. Else, vabbè, facciamo così. Qui potrebbe anche lasciare un pretendente, Però lo non ha vedo. senso. Sì, è perché chiaro. Se si fa in un modo si fa tutto uguale. Adesso vi dico, aspetta perché se una cosa alla volta riesco a fare. Nonostante dicono che le donne sono multitasking, ma non è mica vero. Io ho una sola cosa alla volta riesco a fare, se non sbaglio. Uomini, Allora. sì, che vuoi sfidare? No, allora, il problema è questo, che la console la vede il programmatore. Ah, giusto, giusto. Questo lo vede l'utente. Quindi eseguo. Inserisci il costo del biglietto, 100. Ora scegli una voce dall'elenco. Non posso sbagliare. Devo scegliere una di queste. P, lascio P per esempio. Ok, lo sconto è 10. Il prezzo scontato è 90. E beh, ma l'opzione non è nessuno dei tre, è stata inserita perché l'utente poteva sbagliare. Ma qua non puoi più sbagliare. Te basta mettere qua, virgola. No, proviamo con uno spazio. Ma sì, qualunque cosa va bene. Vediamo se c'è spazio vuoto. C'è, c'è lo C'è. spazio. Fantastico. Grandioso, grandioso. Ok, allora, no, ma. L'ha fatto in un secondo. Però vi voglio far vedere una cosa, perché questo è ancora più importante. Per farvi capire la differenza che c'è tra usare istruzioni come system.out.println e lo scanner, eccetera, e scrivere un programma per l'utente, un'applicazione per l'utente. Adesso questa è un'applicazione per l'utente. Allora, io posso a questo punto andare qui su biglietto, tasto destro del mouse e fare e scegliere export. Poi, bravo, vado qua dove c'è Java. E scelgo jar file.
Poi decido che cosa voglio mettere dentro questo file jar. Per esempio, se non voglio che il mio codice sia visibile, non metto il sorgente, metto solo il bytecode. Vado qui, scelgo, intanto voglio solo biglietto 6 e poi di biglietto 6 non seleziono questo export Java source files, quindi non mi esporta il codice sorgente, solo il bytecode. Poi gli do un nome, quindi scelgo dove salvarlo, mettiamolo qua in documenti, va bene, quindi do il nome a questo file che è biglietto. Ok, salva. Poi vado ancora avanti perché devo anche dirgli qual è la classe main. Ce n'è solo una. Quindi la classe main è la classe biglietto scontato. Se non metto questo, non potrò eseguire il programma con un doppio clic sull'icona. L'icona è riconoscibilissima perché c'è la tazzina del caffè di Java. Ora, se io riesco senza chiudere tutto, ecco. Non c'è più Eclipse e l'utente riceve questo file, ci clicca sopra, doppio clic e avvia l'applicazione. Questa effettivamente è un'applicazione per l'utente perché non richiede l'uso dell'ambiente di sviluppo. Inoltre, e concludo con questo, se dovessi esportare del codice così e volessi andare a vedere cosa c'è dentro, è una cartella compressa. Tasto destro del mouse. Sì, io vado sempre con 7-Zip perché 7-Zip estrae i file in biglietto, apro e dentro mi trovo le impostazioni del progetto. Vabbè, la cartella, il package biglietto è solo il class perché non ho esportato i sorgenti. Se esporto i sorgenti mi trovo anche i sorgenti. Però esistono anche delle cose che si chiamano questo lo uso quando gli studenti mi consegnano il bytecode perché però il problema è che se con questi programmini così semplici si può usare, difficilissimo ricostruire poi file che sono più complessi. Questo ovviamente è banale. Allora è quello che ho scritto io, sì. Quindi è risalito dal codice bytecode al codice sorgente.